Intanto la riunione di oggi sono emerse soluzioni che dentro quelli che sono i paletti tecnici hanno, come dire, provato che fisicamente con questi paletti non riusciamo a tenere il mercato lì. È arrivata sul tavolo una proposta di spostamento dell'orario nei giorni di mercato. Ovviamente questa proposta deve essere valutata dagli uffici e soprattutto dalla ditta, perché spostare di orario significa fare degli straordinari fuori dall'orario normale di lavoro. Detto quello, ci sono state ovviamente idee diverse. Abbiamo lasciato ancora la porta aperta perché l'amministrazione, se si riesce, anche noi siamo felici a mantenere il mercato nella zona dove è nato. Staremo a vedere adesso con queste nuove risposte se riusciamo a chiudere e arrivare a una soluzione. Prossimo appuntamento e possibile start del cantiere? Allora, il prossimo appuntamento sicuramente è settimana prossima. Lo start del cantiere, diciamo che cominceranno, credo, le prime lavorazioni intorno alla fine maggio-giugno, per poi partire realmente, penso, dopo l'estate. Parcheggio pronto? Parcheggio pronto, la parte della piazza 18 mesi, il che vuol dire avere la piazza finita e di nuovo il mercato su. Lavoreranno poi successivamente per completare le parti interne nell'anno successivo. Assolutamente sì, perché dagli sviluppi che abbiamo portati con varie piantine mancano 100 metri a che faccia sì che il mercato condivida col parcheggio quell'area, che per noi è vitale rimanere in quell'area per noi e per tutto l'indotto che c'è lì, perché lasciare un cantiere solo lì vuol dire desertificare l'area per un anno e mezzo, forse due, e far morire quelle imprese che magari altre imprese poi gioveranno di queste opere, però sulle cenere delle imprese morte per quel cantiere. Ecco, noi vorremmo scongiurare questo tipo di previsione macabre, cercare adesso con l'assessore che ha parlato di trovare una quadra con le tempistiche lavorative del cantiere per far sì che questa area si venga ad allargare e si vanno a restringere i tempi di lavoro del cantiere con l'ingegnere. Quali questa è la soluzione. La soluzione è quella di far lavorare il cantiere nel movimentazione dei mezzi pesanti dalle 14 in poi, il martedì e il sabato. Ci sembra una soluzione che, secondo me, io da profano penso che per far vivere 400 imprese lì si possa accettare. E poi ci saranno anche un po' di costi di gestione in più, però queste sono cose che deve vedere la politica, deve vedere la ditta del cantiere. Si ripercuoterà sulle casse, però non ci può stare un prezzo di una chiusura di imprese per un budget più ristretto nel fare l'opera. Questo va messo a chiare lettere, che vale più l'impresa di famiglie che vivono di quel lavoro che la tempistica di un mese o due sulla fine di questo progetto, che potrà essere bello, che può sviluppare imbarazzo. Siamo in un momento storico dove tutti i prezzi delle utenze, la benzina, le utenze della luce, il gas, sono aumentate alle stelle. Noi non possiamo permetterci un giorno di chiusura o di dislocamento, che saremmo a rischio chiusura.